Alfonso Signorini, frecciatina a Francesco Monte, il pubblico non approva. Alfonso Signorini rassicura Cecilia Rodriguez con una frecciatina per Francesco Monte. Alfonso Signorini ha mandato una frecciatina nei confronti di Francesco Monte. L'opinionista del Grande Fratello VIP si è ritrovato a nominare l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, proprio per rassicurare quest'ultima. L'argentina ha sofferto questa settimana pensando a Francesco e a come potesse stare dopo la fine della loro relazione. Più volte, la Rodriguez ha versato lacrime. A consolarla ci hanno pensato Jeremias e Ignazio Moser. Ora a confortarla ci pensa anche Signorini. L'opinionista ha confessato a Cecilia che Monte sta vivendo la sofferenza della fine della loro storia, proprio sotto le telecamere. Infatti, Alfonso ha dichiarato che Francesco sta prendendo parte a diversi programmi televisivi. Ma non solo, è anche ospite alle serate in discoteca. La Rodriguez ha semplicemente annuito di fronte a questa informazione. Ma c'è anche chi non ha apprezzato l'ennesima frecciatina di Signorini nei confronti di Monte. Sin da subito, Alfonso ha appoggiato la scelta di Cecilia di vivere la sua relazione con Ignazio. Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP, Signorini informa l'argentina sulla nuova vita di Monte. Francesco non sta seguendo la diretta del reality. Infatti, Monte ha mostrato sulle sue storie di Instagram che sta guardando la partita Italia-Svezia. Nel frattempo, però, il suo nome continua a circolare nelle puntate del noto reality. Cecilia a tratti rivela di non stare bene, poiché pensa che Monte non vorrà più parlare con lei. La stessa Rodriguez ha dichiarato, negli ultimi giorni, che non appena uscirà dalla casa prenderà un aereo per Taranto. Qui potrà avere modo di parlare con la famiglia di Francesco, con cui è stata legata per ben 4 anni. Ma come prenderà a Monte questa frecciatina di Signorini? Sappiamo che l'ex fidanzato di Cecilia ha scritto una lettera a Barbara D'Urso. La conduttrice, a Domenica Live, ha rivelato che Monte non ha intenzione di vivere questa situazione mediatica in cui si è ritrovato. Francesco Monte dopo la rottura con Cecilia Rodriguez, i cambiamenti nella vita dell'ex tronista. Intanto, Monte elabora la rottura con Cecilia a modo suo. Francesco prende parte alle serate, ma questo non vuol dire che lui abbia già dimenticato la Rodriguez. Come ha detto lo stesso Francesco, deve riprendere in mano la sua vita e andare avanti. I telespettatori si sono ormai schierati dalla parte di Monte e la frecciatina di Signorini non è stata sicuramente molto apprezzata.